Quindi ora possiamo procedere con la presentazione del bilancio che è stato appena approvato in giunta. Si tratta, come voi potete immaginare e comprendere, di un contesto molto particolare che non riguarda la nostra regione, ma che riguarda la guerra in corso che ha comportato dei costi, di un aumento dei costi sia delle energie che del sistema sanitario che delle materie prime che hanno. In un contesto, dicevo, così complesso sugli investimenti, così complesso anche nel quadro complessivo del nostro bilancio, riusciamo a varare una manovra che ci rende particolarmente. Si tratta di una manovra che cerca di guardare alle priorità della nostra regione e cerchiamo di sostenere con il nostro bilancio le priorità che anche vanno ad esulare. Diamo quel sostegno alle borse di medici di medicina generale di 6 milioni di euro. Come sul triennio, chiaramente questo, come andiamo a sostenere, garantire un supporto alla medicina del territorio, uno sviluppo per garantire la possibilità di mettere in campo una serie di strumentazioni e di attività che oggi erano più di difficile. La medicina che soffre di più, i pronti soccorso in particolare vedono degli indici, molto, delle percentuali molto per 15 milioni di euro solo per il tema della medicina e delle borse. Poi abbiamo un investimento molto importante sul finanziamento della continuità territoriale. Andiamo a mettere 9 per autorizzare i bandi per le gare. Abbiamo per gli utenti gestori, cioè per tutti quelli che si occupano, per capirci, di case. Abbiamo per la medicina territoriale, ho detto, per la popolazione alluvionata. Ora vado a illustrare un po' il contesto complessivo. Dicevo in precedenza, nell'intervento che non avete sentito, raccontavo di una condizione particolarmente complessa e complicata, non c'è bisogno di dirlo, usciamo da una pandemia.